più saremo equilibrati, cioè centrati in noi stessi, più saremo liberi da tutte le costrizioni derivanti dalle dinamiche dell'incarnazione. Più eleveremo il nostro tasso vibratorio, e più ci avvicineremo alla nostra vera essenza. L'anima è costantemente collegata con la coscienza umana e ci parla continuamente, ma noi difficilmente riusciamo a sentirla. Alle volte cade perfino nella disperazione, perché vorrebbe condurci verso strade meno difficili da percorrere, ma la coscienza umana, essendo molto potente, costituisce un gravoso ostacolo da superare. Più lavoreremo su di noi, e più ci affineremo, più evolveremo nella coscienza e nell'amore che c'è in noi, e più ci uniremo all'anima. Nella terza dimensione, è anche possibile ottenere questa unione, e ciò è dimostrato dai grandi iniziati che ben conosciamo. Di fatto costoro, quando realizzarono la loro opera alchemica, il loro percorso interiore era certamente ultimato. Affinché si possa realizzare la grande opera, ognuno deve compiere la propria trasmutazione interiore. Per trasmutazione si intende la realizzazione della fusione tra la parte umana, l'anima, e lo spirito interiore, che noi identifichiamo come il sé superiore. Fino a quando le nostre vibrazioni energetiche sono basse, siamo nella materia, e non abbiamo la possibilità di accedere completamente alla nostra divinità. Ciò perché, quest'ultima, è troppo potente per noi. Di fatto, è l'anima stessa che ci protegge e fa da filtro tra le due energie, quella della nostra essenza umana, e quella divina. Tuttavia, la parte animica lascia passare il grande amore della nostra divinità nella misura in cui siamo in grado di accettarlo, e di integrarlo nella nostra parte materiale e nella coscienza umana. La separazione che c'è tra le diverse energie dei corpi, materiale, animico e spirituale, diminuirà sempre di più, perché saremo capaci di creare il ponte che ci collegherà alla divinità, perché saremo consapevoli della sua realtà. Sarà una cosa sublime e dobbiamo essere certi che tra non molto tutto ciò si realizzerà. Di fatto, oggigiorno, molte persone cominciano a sentire questa fusione, poiché è un processo vibratorio ed energetico, che è già iniziato in ciascuno di noi, e procederà sempre più velocemente, a meno che non siamo noi stessi a frenare, e a non accettare questa fusione. La magnificenza dell'anima si trova all'interno del suo contenitore, che è il nostro corpo fisico. Dobbiamo immaginare l'anima come una piccola sfera di energia, e con una sua propria realtà, che inonda il corpo materiale, e si effonde dappertutto. Possiamo sentire l'energia dell'anima fino alle estremità del nostro corpo fisico. Non è in nessun modo limitata, diffonde e irradia la sua realtà. Non è un qualcosa di energeticamente molto concentrato che non si muove, ma è molto fluttuante. Ha una consistenza reale che si può diffondere in tutti i corpi energetici che fanno parte del nostro essere. Se ognuno di noi è consapevole della sua realtà, con la nostra coscienza umana possiamo collegarci alla coscienza dell'anima. Tutto questo può sembrare alquanto complicato, ma alla fine è molto semplice, anche se con le parole alle volte non si riesce a dare un profondo e compiuto senso all'argomento. Verrà il tempo in cui tutto sarà più agevole, e le parole non potranno essere più fraintese, perché comunicheremo al di là delle parole stesse. Chi pronuncia una parola, lo fa a seconda di ciò che conosce, ed in relazione al suo grado di evoluzione, e anche colui che la riceve, lo fa a seconda del suo modo di essere, della sua capacità di comprensione, e della sua evoluzione. Quando poi in futuro comunicheremo telepaticamente, non esisterà più questo problema, perché la comunicazione avrà luogo da spirito a spirito, e la comprensione sarà istantanea. La nostra voce, il nostro verbo, saranno consacrati molto di più alla bellezza del suono, che si perfezionerà sempre di più. Il suono riveste una grande importanza vibratoria. Se ascoltiamo come ognuno di noi si esprime, ci accorgeremo che ci sono note diverse, e anche se ognuno pronuncia la stessa parola, quest'ultima avrà una frequenza vibratoria diversa, a seconda della persona che l'ha pronunciata. Il verbo è sacro, e nel prossimo futuro impareremo a non pronunciare parole inutili, perché sono la causa di perdita di molta energia.